ha preso il via domenica scorsa dalla Val di Zoldo il Criterium Cadorino di Atletica, evento tradizionale proposto dal Comitato di Belluno del Centro Sportivo Italiano insieme alle società affiliate. Il 29 aprile si è corso in Val di Zoldo, due giorni dopo, il 1 maggio, si è corso a Calalzo. Gara di corsa in montagna nella prima giornata, gara di corsa su strada nella seconda. Criterium Cadorino che rappresenta uno dei fiori all'occhiello dell'attività del Centro Sportivo Italiano di Belluno. Abbiamo sentito la presidente Nicoletta Castellini. Il Criterium è la festa dei bambini, delle famiglie, dello stare insieme. Sono tantissimi anni che il CSI è presente col Criterium Cadorino. Oggi onoriamo Calalzo, domenica eravamo in Zoldo e via via le prove si seguiranno e la gioia di vedere tanti bambini, le categorie giovanili molto numerose, mi riempie il cuore. Il Cadorino in tutti questi anni valorizza i singoli comuni del Cadore, ma usciamo anche fuori, essendo stati in Zoldo quest'anno, adesso siamo a Calalzo, poi saremo a Pelos, a Auronzo e la finale a Cortina. Il Cadorino unisce le famiglie, le varie generazioni. Negli anni trovo i genitori che magari tanti anni fa correvano come cuccioli, portano i loro ragazzini e loro corrono con le categorie più grandi. È una soddisfazione, è una tradizione, è una cosa che ci riempie il cuore. È stata la località di Pralongo, Val di Zoldo, a ospitare la prima prova del Criterium Cadorino 2018. L'esordio, curato dall'Atletica Zoldo, è stato dedicato a una prova di corsa in montagna. Per quanto riguarda i risultati agonistici, a livello individuale i successi sono andati a Sveva Alberti, Atletica Cortina e Francesco Larace, Tre Cime Auronzo nella categoria Cuccioli, Mirta Gerardini, Tre Cime Auronzo e Jacopo Costantin, Atletica Zoldo nella categoria Esordienti. Lucia Arnoldo, Atletica Zoldo, Gabriele Baldissarutti, Atletica Comelico tra i ragazzi, Marta Chiocchi, Gioca Allena ed Edoardo Buzzi, Atletica Comelico tra i cadetti. Lucia De Lorenzo, Atletica Comelico, e Raffaele Tezza, Atletica Zoldo, sono stati più bravi nelle categorie allievi. Ad Egle De Podestà, Aquilotti Pelos e Andrea Osta, Atletica Comelico, i successi tra gli juniores. In ambito seniores, vittoria per Erika Turi, Marciatori Calalzo, e Aldo De Michiel, AS Vodo. Tra gli adulti A, vittorie per Barbara Giacomuzzi, Atletica Cortina, e Alberto Gerardini, Unione Sportiva Tre Cime Auronzo. Gina Zanella, Gioca Allena e Martino Ploner, Atletica Zoldo, si sono imposti tra gli adulti B. Tra i veterani, infine, successi per Maria Teresa Campigotto, Atletica Villorba, e Mario Menia, Atletica Comelico. La graduatoria per società a livello giovanile ha visto imporsi l'Atletica Cortina con 421 punti, secondo posto per l'Atletica Comelico 322 punti, terza piazza per l'Atletica Zoldo 272 punti. La graduatoria assoluta ha visto imporsi invece l'Atletica Comelico con 62 punti, piazza d'onore per l'Atletica Zoldo con 35 e terzo gradino del podio per l'Unione Sportiva Aquilotti Pelos con 32. Nella graduatoria complessiva ancora Atletica Cortina davanti a tutti con 431 punti, il secondo posto è stato appannaggio dell'Atletica Comelico con 384 punti, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti i ragazzi dell'Atletica Zoldo che hanno conquistato 307 punti. Dopo le note agonistiche diamo il microfono ad alcuni dei protagonisti. Cadorino è una manifestazione più bella che conosco, però i giudici non ci fanno mai uno sconto sui giri da fare, per cui è sempre dura, c'è sempre una bella elite di concorrenti, per cui mi ritengo fortunato di avere vinto oggi questa prima prova. E il tracciato era durissimo, una vera corsa in montagna con una salita spaccagambe che ha fatto veramente la selezione e insomma poi delle belle discese da recuperare. Comunque complimenti all'organizzazione perché insomma per essere anche fuori dal Cadore hanno preso questa idea molto bene e con un'organizzazione ottima. Noi siamo una squadra variegata, dai bambini piccoli 5 anni arriviamo ai veterani, abbiamo anche un gruppo di mamme che corrono per sport proprio, la prossima gara ci saremo con questo gruppetto. Non abbiamo velleità di competizione, ma semplicemente cerchiamo di prendere questa manifestazione per il verso giusto, cioè partecipiamo tutti e chi se ne frega di chi vince, ecco, questa è la cosa. Farà Filippo, Andrea, Matteo, Emma, Alessia, Elisa,
Giulia. E fate parte? Secondo! Dura, ma pensavamo peggio, però c'erano quelle due salitine che ti hanno un po' spezzavano un po', però alla fine c'era la discesa e potevi allungare bene, comunque fatica sempre, quella c'è sempre. Bello, è iniziato benissimo, adesso vedremo martedì a Calalzo come continuerà, però un bel percorso, una bella giornata, siamo stati fortunati. Per chiudere lo spazio dedicato alla prima giornata del Criterium Cadorino diamo voce all'Atletica Zoldo, società organizzatrice. È stata una bellissima giornata di sport e di amicizia, abbiamo avuto tantissimi concorrenti e quindi siamo molto contenti di come è andata. Il tempo è stato stupendo e quindi abbiamo avuto anche qualche buon risultato dai nostri atleti che, pur essendo una piccola società, riusciamo ad ottenere anche dei buoni risultati. I ragazzi che corrono con noi sono 25-30 ragazzi di tutte le età che durante l'inverno fanno attività di sci di fondo e in estate poi vengono con noi a correre, quindi sono sempre in attività. Noi siamo tutti e tre categoria esordienti. È molto bella perché a me mi piace molto la salita e è faticosa. Martedì 1 maggio a Calalzo la seconda prova del Criterium, una gara valida anche per il campionato provinciale di corsa su strada. Una giornata purtroppo triste durante la mattinata, durante le gare, è infatti arrivata la notizia della scomparsa di due ragazzi del Cadore, due amici, tra l'altro di tanti dei concorrenti in gara, vale a dire Enrico Frescura e Alessandro Marengon. Oggi per noi è una giornata molto triste, abbiamo avuto due lutti importanti, improvvisi. Che dire, due nostri carissimi amici, uno tra l'altro sempre proprio nel gruppo, uno dei pilastri del nostro gruppo che ha sempre creduto nello sport, nell'amicizia, e l'altro Alessandro, un ragazzo d'oro. Non ci sono parole per descrivere quello che è successo, pertanto mi limito a ricordare il lutto e la vicinanza del nostro gruppo alle famiglie. Per quanto riguarda la manifestazione si è svolta in maniera impeccabile, abbiamo avuto una grande partecipazione, una grande collaborazione da parte di tutte le associazioni del paese, come sempre d'altronde in questi casi, e un grande aiuto da parte del comune che ci ha spianato la strada come sempre dal punto di vista burocratico. E che dire, speriamo di riproporre anche nei prossimi anni questa gara in un contesto di maggior felicità e di serenità. Le gare di Calalzo, che erano valide anche per l'assegnazione del titolo di campione provinciale CSI di corsa su strada, hanno visto le vittorie di Roberta Casagrande del Tre Cime Auronzo e di Stefano De Candido dell'Atletica Comelico nella categoria Cuccioli. Tra gli esordienti invece si sono imposti Silvia Coletti dell'Associazione Sportiva Pozzale e Tommaso Gerardini dell'Unione Sportiva Tre Cime Auronzo. I vincitori delle categorie ragazzi sono stati Lucia Arnoldo dell'Atletica Zoldo e Ivan Dell'Osbel dell'Atletica Agordina. Tra i cadetti invece si sono imposti Melissa D'Andrea, Atletica Cortina, e Alessandro Frescura, Giocallena. I vincitori tra gli allievi sono stati Lucia De Lorenzo, Atletica Comelico, e Francesco Davià, Giocallena, Atletica Cadore. I più bravi tra gli juniores sono stati Egle De Podestà, Aquilotti Pelos e Andrea Osta, Atletica Comelico. Tra i seniores invece Martina Corona, Giocallena, Atletica Cadore, e Jacopo Solagna dell'Atletica Comelico. Tra le adulte A si è imposta Barbara Giacomuzzi dell'Atletica Cortina, mentre tra gli adulti A il vincitore è risultato Alberto Gerardini dell'Unione Sportiva Tre Cime Auronzo. Adulti B, vittorie per Gina Zanella, Giocallena Atletica Dore, e Massimo Corrias, Atletica Cortina. Doppietta dell'Atletica Trichiana infine nelle categorie veterani con Luisa Casagrande e Gianni De Conti. Per quanto riguarda le graduatorie di società, come già in Zoldo, anche a Calalzo, a livello giovanile si è imposta l'Atletica Cortina con 471 punti. Secondo posto per l'Unione Sportiva Tre Cime Auronzo con 403 punti. Terza posizione per l'Atletica Comelico con 350 punti.
Per quanto riguarda la categoria assoluta, si imposta invece l'atletica Comelico con 111 punti, secondo posto per l'associazione sportiva Vodo con 45 punti, terza posizione per Atletica Dore Giocallena 44 punti. Per quanto riguarda la classifica complessiva infine, vittoria per l'atletica Cortina con 505 punti davanti ad Atletica Comelico 461 e Unione Sportiva Tracime Auronzo con 421. Ad assistere alle gare di Calalzo anche un atleta che ha corso campionati mondiali e olimpiadi, Abdullah Bamous. Qui sono un po' cresciuto nel Cadore, ho fatto un po' le scuole in Cadore, è sempre un piacere venire a trovare i vecchi amici e soprattutto vedere tanti ma tantissimi bambini correre e affrontarsi tra di loro. Lo sport per me è vita. Lo sport è tutto. Lo stimolo che do a questi giovani di crederci, di allenarsi, qualsiasi sport. L'atletica in sé è un po' più dura, però bisogna solamente cercare di concentrarsi e crederci in qualche piccolo sogno, perché tutti noi abbiamo dei sogni. Quella che vi abbiamo proposto era la sintesi delle prime due giornate del Criterium Cadorino. Il Criterium ritornerà domenica prossima, 6 maggio, ad Auronzo di Cadore, di scena una gara di corsa campestre.